Professor Gasbi, qui a Guglionesi per parlare di un'opera molto importante che è stata anche valorizzata a Matera. Beh, a Matera non lo so, io per quello che mi ricordo l'ho valorizzata per primo portandolo all'Expo nel 2015 come testimonianza importante della pittura che nasce da un dialogo fra mondi lontani che oggi sono nel conflitto salviniano, ma che cominciarono quando ci fu il primo sbarco degli albanesi. Io ho una figlia albanese, quindi credo che nei limiti in cui noi possiamo dare tutto quello che, possiamo a persone che hanno bisogno, dobbiamo farlo. Poi ci sono problemi di legge sopra chi deve arrivare e chi non deve arrivare. Quindi, così come arrivò quella barca, arrivò utilmente un pittore da Valona, che si chiama Michele Greco, che ha lasciato opere interessanti che mostrano una cultura che è legata al mondo bizantino, al mondo, però che sente i pittori del Rinascimento che lavorano tra Marche e Abruzzo. E quindi mi è sembrato bello documentare il Molise con un'opera di questo Michele Greco. E poi improvvisamente ho visto che, ricordando Corrado Gizzi, a quello che ho capito dagli appunti che mi hanno mandato, che era quello della casa di Dante, l'occasione di oggi mette insieme il ricordo di quell'uomo e quindi della cultura di Dante Gabriele Rossetti e del mondo che ristudia Dante nell'Ottocento, con questo singolare artista di cultura veneto-bizantina che porta lui dall'Albania l'opera. Normalmente dovremmo essere noi a portare, quindi in questo caso bisogna dirlo, Salvini è un caso emblematico in cui noi dobbiamo ringraziare gli albanesi di qualcosa che hanno fatto per noi, insomma. Lei ha avuto anche modo di visitare le chiese qui di Guglionesi. Cosa si può fare per la valorizzazione del patrimonio artistico? Beh, il patrimonio artistico va valorizzato facendo sapere, intanto conservandolo e facendo sapere che esiste. Luoghi come Guglionesi sono luoghi particolarmente attrattivi. Adesso devo confessare che mi è arrivato anche un messaggio di un vostro consigliere comunale che voleva fare un rapimento di Sgarbi per far parlare di Guglionesi. Io sono anche disponibile a farmi rapire, mi dovete dare tutti i conforti però, se non l'ho visto. Per cui credo che sia certamente molto importante la comunicazione e la buona conservazione dei luoghi. Ma il turismo, quanto più è misurato, colto e controllato, tanto meglio, altrimenti diventa come Venezia, che è peggio di Guglionesi, perché arrivano le barche, si scontrano, cioè quella gente che arriva lì sono dei deportati peggio degli albanesi sulla famosa barca di 20 anni fa. Per cui è giusto riuscire a, come dire, contingentare, a determinare un flusso turistico in luoghi come questi, che sia un flusso di persone che sono interessate a luoghi belli e remoti come Sepino, come Altilia, come Pietrabondante. E Guglionesi certamente è un luogo che merita di essere visitato, quindi non farei cose troppo complicate, ecco, bisogna evitare i selvaggi che vengono, quelli che vengono con i blue jeans già rotti come il mio autista, è meglio non farli venire, cioè quelli tutti già stracciati, bisogna far vedere le persone come loro, vedi come sono eleganti, che belle scarpe che ha il sindaco, le persone, viaggiatori e visitatori sofisticati, anch'io abbastanza, con questo panciotto, cioè ci vuole, sì. Devi fare un'analisi di come arriva, come Petrecca, cioè non è che può arrivare l'ultimo teppista che viene qui a drogarsi, no. Abbiamo esame per venire a Guglionesi. Sei preparato? Sai come si arriva? E allora ci vieni, altrimenti vaffanculo, vai a Riccione.